Se all'aprile di VirtualBox installato su macchina Arch dovesse presentare l'errore kernel driver non installed e la procedura suggerita di eseguire sbin vbox config non funzionasse, bisogna eseguire questo comando da terminale, che è in modalità amministrativa da root: pacman-s virtualbox host modules-arch. Fatta questa installazione, VirtualBox si avvia in modo corretto.